Beatrice degli Innocenti torna all'arte contemporanea, al Martà, un'iniziativa interessante che ha anche, come dire, un che di fiducioso per il futuro e per la ripresa delle attività. Sì, appunto questa primavera silente, come il titolo della mostra, che in realtà poi diventerà più prorompente. Infatti abbiamo voluto riaprire con un messaggio importante di ripresa, anche di rinascita. Quindi avevamo aderito a questo progetto del circuito del contemporaneo con la direzione artistica di Giusy Caroppo, quindi finanziamento di Regione Puglia e organizzato anche dal Teatro Pubblico Pugliese, per poter organizzare al Martà una mostra di arte contemporanea, una personale di una artista pugliese, Claudia Giannuli, quindi mostra a cura di Antonello Tolve all'interno del museo. Però, come proprio sempre della politica culturale del museo, quello di non considerare il museo come mero contenitore, quindi c'è un vero e proprio dialogo fra archeologia e contemporaneità, anche nelle tematiche che Claudia Giannuli ha scelto appunto per la sua produzione artistica di questa mostra, quindi l'erotismo, il simbolismo legato al simbolismo vegetale. Ecco perché il visitatore, prima di poter accedere alla mostra, che è allestita in degli spazi, diciamo, identitari per eccellenza, perché la mostra inizia proprio nella Sala degli Ori, con 5 vetrine, quindi in realtà una mostra anche intimista, con questo apporto catartico che quindi viene conferito al visitatore proprio da un percorso che inizia dal secondo piano. Quindi il visitatore prima deve vedere il secondo piano e quindi i temi legati alle nostre collezioni, anche al rapporto uomo-donna, all'erotismo, al simbolo anche del mondo vegetale, legato appunto a quello dell'erotismo, per discendere poi al primo piano e immergersi nella mostra di Claudia Giannuli. Quindi un museo che è sempre più soggetto, che promuove le politiche culturali ad ampio raggio nella nostra città e nel nostro territorio. Sì, noi abbiamo voluto unirci anche a questa, per noi il Martà è anche simbolo soprattutto di industria culturale e creativa. Quindi la possibilità di poter allestire al Martà un progetto così prestigioso e quindi anche valorizzando appunto una giovane artista pugliese, quindi un'eccellenza del territorio, per noi era molto importante, sì. Con il direttore artistico di questo circuito, appunto un circuito del contemporaneo, vogliamo un po' spiegare quali sono le finalità di questo progetto e quali gli obiettivi che si intendono perseguire? Il progetto, diciamo che è un progetto ibrido, perché nasce da un'idea mia che comunque è stata già svolta in passato, non è la prima edizione, parliamo addirittura del 2009, ed è la volontà, diciamo, raccolta in un brand, in una sorta di marchio di qualità, di creare un sistema del contemporaneo in Puglia. E per sistema del contemporaneo intendiamo non solo una rete di luoghi o di musei ad esempio, ma anche di operatori, quindi di produttori di arte contemporanea, perché in Puglia abbiamo molte realtà che magari vivono e operano in maniera un po' slegata e che però hanno un respiro nazionale o internazionale, quindi hanno relazioni con artisti, gallerie, però se si riuscisse veramente a creare una sinergia tra queste realtà, utilizzando peraltro e coinvolgendo questi meravigliosi luoghi e istituzioni come il Martà, che peraltro è un museo nazionale, per cui ha questa prerogativa, è in Puglia ed è aperto sul Mediterraneo per quella che è la storia che racconta. Quindi il circuito cerca proprio di creare questa sorta di relazioni, di dialogo tra quello che la nostra regione offre, sia dal punto di vista materiale che immateriale, e quello che è il pensiero, quello che è la creatività, che insomma la Puglia non, a cui non manca.